Il riscaldamento del giubbino viene collegando a questa presa interna della tasca, presa USB, il power bank in dotazione, che è poi comunque un normalissimo power bank come quello che utilizziamo per ricaricare i nostri telefoni, power bank da 10.000 mAh, ci basterà collegarlo alla presa e poi lo potremo mettere in questa tasca interna. Non dovremo fare altro che tenere premuto un attimo il pulsante qui, che metterà una luce. Ogni volta che lo premeremo cambierà colore. I tre colori della luce indicano la massima temperatura, media temperatura e temperatura più bassa. Mettiamo la massima temperatura per vedere in quanto tempo si scalda. Ok, dopo circa 30 secondi sentiamo già delle zone che stanno diventando calde, soprattutto nella parte alta e nella parte della schiena. Anche zona tasche sono già quelle calde. Per spegnerlo basterà tenere premuto nuovamente il pulsante. Come dicevo, il power bank è un power bank normalissimo, qualora ne avessimo un altro potremmo portarcelo di scorta e collegare, quando esaurito questo, un altro power bank per proseguire il riscaldamento.